spettacolo cult, un momento fondamentale nella ricerca teatrale italiana, la prima rappresentazione multimediale di un poema epico, insomma un pezzo di storia del teatro italiano. Tutto questo è stata l'Eneide di Giancarlo Cauteruccio, andata in scena 30 anni fa con la compagnia Krypton e le musiche dei Litfiba, in cui Piero Pelù ricoprì anche un piccolo ruolo. L'Eneide, che fu rappresentata anche a New York, torna adesso da dove è partita, cioè al Teatro Studio di Scandicci, in scena dal 9 al 17 maggio. Saranno i musicisti Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli e Antonio Aiazzi riuniti per l'occasione a ridare vita a uno spettacolo completamente rinnovato. È praticamente ribaltata, quindi ci sono tutta una serie di cose che nella vecchia Eneide erano in un modo, cioè la musica era o la drammaturgia era il testo, invece questa volta abbiamo un testo, abbiamo Giancarlo Cauteruccio che è in scena, che recita un testo. Altra cosa essenziale, prima l'Eneide era una base registrata, questa volta ce la suoniamo finalmente, anche perché sono stati dei brani che non sono mai stati registrati, cioè mai stati suonati, scusa. Quindi finalmente, ecco, anche un po'... Quello che ti ha detto Antonio, ma io penso più che altro siamo cambiati noi in questi 30 anni, per cui di conseguenza tutto quello che facciamo oggi ha questi 30 anni in più, insomma, d'esperienza rispetto alla prima Eneide. Ritrovarsi insieme voi tre anche con Maroccolo, appunto, è stato divertente, vi è piaciuto, insomma. Eh sì, certo. Era ovvio. Abbiamo fatto il primo giorno in studio dove abbiamo suonato molto, buttando giù tantissimo, tanta voglia, insomma, di risuonare insieme, per cui abbiamo fatto una 24 ore, poi da lì abbiamo smesso, nel senso un giorno ci è bastato. Però, a parte gli scherzi, siamo ripartiti e abbiamo suonato molto appunto nell'ottica di poter poi rimettere su queste canzoni e rendersi conto che questi pezzi, nonostante abbiano 30 anni, rimessi in moto adesso con nuove tecniche, con nuovi modi di suonare, riprendono vita. Sarà un concerto teatro che indagherà nuovi territori scenici facendo uso di nuove tecnologie come laser, enormi woofer, scenari dinamici, digitali e interattivi che sottolineeranno i viaggi immaginari e le multivisioni del poema epico. Particolare regalo al pubblico la voce di Ginevra Di Marco, che interpreterà Off, il personaggio di Lavinia. Lo spettacolo è 2.0 anche per l'innovativo sistema di finanziamento partecipato tramite crowdfunding sulla piattaforma musicraiser.com, che solo nel primo giorno dell'apertura del progetto ha raccolto 5.000 euro. Il crowdfunding è una forma, diciamo, di finanziamento di rete, chiamiamola così. Finanzi un progetto, diventi cofinanziatore di un progetto e in un certo senso è come se partecipassi realmente alla creazione del progetto. Nel nostro caso era un discorso anche per, come dire, partire anche con un pochino anche più tranquilli, visto che cioè abbiamo tutto sulle spalle anche a livello, diciamo, di produzione e di tutto lo spettacolo, quindi era un modo per partire. È vero che è una cosa veramente molto interessante, a parte è andata benissimo perché noi avevamo chiesto una piccola cifra e in 18 ore era già stato raggiunto l'obiettivo, quindi ci ha fatto molto piacere. Però fino a quando non entri in gioco, cioè non ti metti in gioco, non lo sai, cioè dici ma forse sarà, chiediamo un piccolo finanziamento, ma sarà troppo, cioè ti viene mille domande. La cosa bella è quanto diventa poi partecipativo il progetto.